E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in una nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action figure per la linea di New Batman Adventures prodotta da DC Collectibles. Abbiamo tra noi Batgirl, naturalmente appunto dalla seconda serie animata. Andiamo subito a vedere i suoi accessori. Abbiamo due paia di queste mani distese e quelle qui naturalmente gialle come i guanti. Altri due paia di queste due mani che hanno quasi la stessa posizione di quelle precedenti, solo che sono per impugnare un qualcosa. Poi abbiamo altri due paia di queste altre mani che hanno delle posizioni molto simili alle precedenti ancora, che sono per impugnare un qualche altra cosa. E poi abbiamo una singola mano con questa posizione qui per impugnare appunto il Batarang. Naturalmente sulle mani non c'è assolutamente painting, è semplicemente il colore giallo della plastica. E poi abbiamo questa mano che impugna lo spara rampino, che è giallo ma non dovrebbe essere giallo, anche se devo dire che non è male come colore giallo per questo accessorio, per questa Batgirl. Ma poi vediamo che il rampino singolo appunto è invece nero, e quello è giallo perché il colore della plastica era giallo ed erano pigri, diciamo, per dipingerlo di nero, ma a me non dà troppo fastidio come dettaglio. Poi come ultimo accessorio abbiamo naturalmente il classico Batarang a forma di pipistrello nero, e poi ovviamente c'è la solita base, eccola qui, con il turnaround del personaggio, il nome, il logo della serie animata, e la solita asta con pinza con questa parte in eccesso che come al solito mi dà un sacco fastidio. Comunque andiamo a vedere il personaggio più nel dettaglio. Eccolo qui il viso, e devo dire che è molto ben realizzato. Qui c'è un piccolissimo errore di painting, ma niente di che ragazzi, è fatto davvero bene il viso, e c'è anche questo riflesso qui sulle labbra che è molto figo, appunto proprio come nella serie animata. Gli occhi sembrano bianchi con questa luce, ma sono di un azzurro molto 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 chiaro, ed è così che sono appunto nella serie animata. E poi abbiamo questi capelli sempre in pieno stile Bruce Timm, molto molto tondeggianti e vaporosi, che sono in plastica morbida, quindi non limitano l'articolazione, così come anche il mantello. Per il resto ragazzi, come painting non c'è quasi nulla, l'unica parte col painting è questo simbolo appunto giallo del pipistrello. Per il resto è tutto colore della plastica, tranne qui la cintura appunto che è dipinta di giallo. Comunque non si nota la differenza tra parte dipinta e colore giallo proprio della plastica, quindi hanno fatto un buon lavoro, devo dire. Come al solito lo stile di Bruce Timm si vede ed è inconfondibile in questa figure. Comunque andiamo a vedere le articolazioni. Abbiamo la testa qui su sfera, che può muoversi leggermente in avanti e indietro, può ruotare lateralmente, non è impedita dai capelli, e questa è una buona cosa. Abbiamo l'apertura delle braccia quasi a 90 gradi, rotazione a 360 gradi, poi abbiamo il piegamento del gomito meno di 90 gradi, rotazione al gomito, piegamento qui al polso e rotazione. Alla vita non abbiamo articolazione purtroppo, però capisco il perché non l'abbiano fatta, perché avrebbero spezzato praticamente lo scalt, e inoltre la vita è davvero molto molto sottile. Alle gambe abbiamo il piegamento in avanti fino a qui, il piegamento anche all'indietro fino a qui, l'apertura laterale delle gambe questa volta non troppo brutta da vedere, al contrario di molte altre volte con questa serie. Abbiamo il piegamento del ginocchio a 90 gradi, rotazione qui dello stivale. Tra l'altro è figo il fatto che lo stivale non sia appunto solo dipinto, ma è un pezzo a parte, anche questa parte che vedete, questo spuntone diciamo, è in rilievo, non è dipinto, quindi è molto figo questo dettaglio. Poi abbiamo il piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù e rotazione laterale del piede, articolazione molto molto fragile questa qui del piede, devo dire, che però comunque permette alla figure una certa stabilità, quindi si riescono a tirare fuori un po' di pose con un attimo di pazienza. Comunque andiamo a misurare l'altezza di questa Batgirl. Allora ragazzi, siamo praticamente sui 5 pollici e mezzo, quindi sui 14 centimetri, ma così deve essere perché comunque è un personaggio basso questo, vedete, in confronto a Batman è proprio molto molto bassa, ed è proprio così che è nella serie animata, quindi hanno fatto un ottimo lavoro con la scala. Come voto ragazzi mi sento di dare un bel 8.5 a questa Batgirl, devo dire che mi ha molto sorpreso questa figure, è fatta davvero bene, rispecchia alla perfezione il personaggio. Per quanto riguarda il prezzo, siamo sulla cifra standard di questa serie, ovvero dai 24 ai 30 euro in media. Prima di andare diamo un'occhiata al foglietto illustrativo che ci dice che la nostra figure è la numero 16 della collezione, proviene dalla puntata Torch Song. Comunque ragazzi, adesso è davvero tutto, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa Batgirl con un commento qui sotto, lasciate il mi piace se il video vi è piaciuto, e come al solito se volete aiutare il canale a crescere condividete questo video. Vi lascio le pose fighe, ciao da Ara, da Batgirl, e collezionate sempre.